Ok, ciao ragazzi, siamo di nuovo qua. Oggi parliamo del caged. Avrei sentito parlare di caged, o meglio, il sistema delle 5 posizioni. Ok, caged di fatto è anche un acronimo, no? È una parola composta da 5 accordi: C che sta per Do, e A che sta per La, G, Sol, E, Mi e D, Re. La prima cosa che io ti consiglio è non fare confusione tra accordi e forma accordo, ok? In questo caso, per capire bene il caged, dovremo basarci sulla posizione dell'accordo. Mi spiego meglio. È chiaro che questo alzo un po' la chitarra perché secondo me si sente poco. Spero sia meglio. Questo è un Do maggiore, ok? In forma di Do. Però se io con il barré sposto questo Do maggiore, per esempio, due tasti più avanti, due semitoni, ecco che con una forma di Do trovo un Re maggiore, ok? Per cui noi ragioneremo proprio a posizioni. Spero di essere stato chiaro. Partiamo. A che cosa serve il caged? Il caged serve per mappare la nostra tastiera, per cui per riuscire a dividere il nostro strumento in cinque posizioni e ricondurre accordo, arpeggio e scala, tutto ad un'unica, diciamo, ad un'unica forma visiva. Questo ci è comodo perché? Perché poi quando ci troveremo ad affrontare anche altre tonalità, è buona cosa sempre sapere le note, cenni di armonia, eccetera, eccetera, però in maniera molto pratica noi riusciremo semplicemente spostando, ok, una posizione, un pattern, a suonare su tutte le tonalità che ci capitano sotto mano. Facciamo subito un esempio pratico. Allora, questo qui è un Do maggiore, per cui forma di C. Comincia da qua il caged. Teniamo sempre ben presente la nota fondamentale come punto di riferimento, ok? E vediamo le posizioni. Do, la nota fondamentale della prima posizione fa da perno, io utilizzo questo termine, per dire che da qua ci proietta nella posizione nuova. Questo Do, nota fondamentale, dalla forma di Do ci manda alla forma di La e ci fa trovare subito un altro accordo in forma di La. Ora troviamo sempre la nota fondamentale più esterna. Quale sarà? Non più lei, ma funge da perno e dalla posizione di La ci proietta ad un Do maggiore in posizione di Sol. Questa è un po' antipatica, eh? Non la suoniamo mai così. Adesso è giusto per fartela vedere. La nota fondamentale la troviamo sulla terza corda, quinto tasto, oppure sulla prima corda, ottavo tasto, così come sulla sesta. Di solito questo accordo viene suonato o così, ok? O alle volte così. Raramente tutto quanto insieme. Continuiamo il ragionamento, abbiamo fatto C, A e G, per cui Do, La e Sol. Troviamo ora E, la posizione di Mi. Stesso identico ragionamento, la nota fondamentale esterna fa da perno e ci proietta nella posizione successiva. Chiaramente quella di Mi. Stesso identico ragionamento, dove troveremo la nota fondamentale? La troviamo in questo caso qua, quella più esterna, o meglio dovrei dire interna, comunque abbiamo capito, verso il ponte, farà da perno e ci proietterà verso la posizione di Re. Questa non so se può sembrarti difficile, è nient'altro che un Re maggiore spostato qua, dove l'indice è, pardon, siamo in Do, per cui l'indice ce l'abbiamo sul decimo tasto della corda del Re, sulla nota Do, punto fondamentale, e poi abbiamo una posizione di Re. L'ultima che dobbiamo vedere è quella di Do. Dico bene, sì, perché te la faccio vedere due volte. Ne abbiamo già fatte cinque posizioni, però la prima l'abbiamo vista in forma aperta. Ci tengo anche a fartela vedere con una posizione, diciamo, con il barré, perché poi in altre tonalità ti capita di trovarla così. Si fa in questo modo. Questa nota fondamentale fa da perno, ci proietta su questa posizione. Eccola qua. Ok? Perfetto. Cosa succede adesso che abbiamo visto il caged e abbiamo visto le cinque posizioni? Queste sono utili per diverse ragioni.
La prima è quella di fare un accordo, ovviamente non sempre monotono, cioè non sempre qua. Ok, io suono e sono sempre qui, la mia fantasia, ragazzi, è finita, ok? Per cui potrò avere delle ulteriori capacità espressive in termini di accordo. Questo è un mio do. Può suonarlo qua, senti che già è più squillante. Qua. O con questa. Ok? Eccetera, 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 sia in forma strumming che in forma arpeggio. La cosa però veramente, ok, significativa qual è? Quella che io riuscirò a ricondurre tutto quanto, abbiamo detto prima, accordo, scala e arpeggio ad un'unica posizione. E cerco di spiegarmi anche qui in maniera facile. È chiaro che sono tante cose, abbi pazienza, però piano piano. E un appuntamento alla volta le vediamo tutte quante, ok? Da questa posizione io devo capire se voglio fare il chitarrista, ok? Che questo accordo, ogni accordo genera una scala e genera un arpeggio. La scala di Do quale sarà? La imparavamo da bambini: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Per cui partendo dal Do, dietro fronte. Accordo, scala, tutto lì. Stessa cosa andando avanti. Questo accordo, troviamo questa scala. Tutti questi grafici io cerco comunque di pubblicarli, sia sul mio sito internet oppure anche sul mio profilo Patreon che ho appena aperto, dove, anzi, se vuoi potrei sostenermi. Allora, riproviamoci. E eravamo alla seconda posizione, accordo, scala. Sono tornato, adesso la concludo sfruttando tutte le note che ho a disposizione. Eccola qua. Stessa cosa per tutte le posizioni. Vado un po' più veloce adesso. Ultima, la rifaccio, è quella in posizione aperta, ma come vedi qui la diteggiatura cambia. Al momento possono sembrare delle posizioni, delle scale imparate così, a memoria. Ed in parte lo sono, perché comunque per riuscire ad acquisire una certa padronanza io devo necessariamente provare anche la meccanica dei movimenti. È chiaro che se vorrai concentrarti anche sulle note, per cui Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, riuscire piano piano, visto che all'inizio la velocità di solito è un po' più lenta di esecuzione, vorrei cercare anche di visualizzare la nota, chiamandola per nome, saresti proprio un fuoriclasse, ok? Però in questo momento io ti chiedo comunque di acquisire almeno la padronanza della posizione di scala. Poi, fatto questo, vedrai che sarà uno spasso, perché su qualsiasi giro di accordi, su qualsiasi base con la tua band, eccetera, eccetera, quando suonerai non sarai più costretto sempre a suonare la classica pentatonica e vai così. Ma in ogni punto ti troverai a fare un accordo. Potrai suonare eccezionale. E vai così. Ok, spero di esserti stato utile. Il case è anche dal nome, ok? Suona un po' scolastico, però ti assicuro che è una delle più grandi, chiamiamole invenzioni, ok? Secondo me, potenzialità che
abbiamo sul nostro strumento così difficile, diversamente da leggere, da mappare una griglia, tasti e corde micidiale, e questo ci faciliterà tantissimo la vita. Se vuoi continuare a seguirmi, io ti invito a iscriverti al mio canale. Come ti ho detto, puoi trovare delle altre informazioni utili sul mio sito internet www.simonsoprani.com o seguendomi sui miei canali Facebook e Instagram, come abbiamo tutti, o anche il profilo Patreon, dove se vuoi potrai darmi una mano, sostenere con un contributo piccolissimo al costo di un caffè il mio lavoro, e cercherò lì di pubblicare assiduamente delle lezioni, anche del dietro le quinte, per cui degli esercizi che utilizzo solitamente, e tutti i grafici che vediamo anche nel video, comunque a disposizione anche gratuitamente sul video. Ok, alla prossima puntata, grazie.